Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati qua su Eureka per parlare un pochino di scienza. Oggi, come sempre, in pochi minuti affronteremo un argomento un po' particolare, perché vi racconterò la storia del chilocefalo dei Marchesoni, l'ultimo animale preistorico vivente nel nostro pianeta. 42. Sì, avete capito bene, l'ultimo animale preistorico vivente appunto nel nostro pianeta. Chi è che non è appassionato di dinosauri e della storia appunto di John Hammond nel poter ricreare in qualche modo gli antichi animali che percorrevano il nostro pianeta nell'era mesozoica, giurassica e tanto altro ancora. Qui stiamo parlando di una creatura molto particolare perché appunto da 2 milioni di anni nei laghi di Pilato, un luogo quasi mistico che si trova all'interno del Parco dei Monti di Sibillini, nel Monte Vettore, tra l'Umbria e le Marche, ci sono questi due laghi, o meglio, una volta era un unico lago a forma di occhiale, ma adesso probabilmente con il cambiamento climatico c'è sempre meno acqua, quindi si sono un pochino asciugati. Adesso parleremo anche delle varie possibilità della vita di questi laghi. Sono diventati appunto due laghi e all'interno di quest'acqua, in questa altitudine, che ci troviamo più o meno a 1940 metri, vive da 2 milioni di anni l'unico gamberetto preistorico. Si chiama chilocefalo dei Marchesoni. Marchesoni è il nome al suo scopritore, che nel 1953 appunto ne scoprì l'esistenza. E si tratta appunto di una creatura endemica, il che vuol dire che si trova soltanto all'interno di questo lago, in unico al mondo, e è appunto una creatura che viene direttamente dall'era glaciale, quindi insomma una creatura molto importante, soprattutto per la vita e la storia dell'evoluzione. Nonostante la sua dimensione molto contenuta, è possibile notarlo all'interno del lago abbastanza facilmente, grazie al suo colore vivo, arancione, quasi fluorescente, che appunto lo contraddistingue per tutto il corpo. Il chilocefalo è un crostaceo branchiopode della famiglia dei chilocefali, con una caratteristica molto importante, che è appunto quella di adattarsi ad ambienti sottoposti a forti stress stagionali. Infatti, lo stesso chilocefalo produce delle forme di resistenza, dette cisti, all'interno delle quali l'embrione è isolato da una parte protettiva, che gli consente di conservare la vitalità fino a che non si ricreano le condizioni idonee alla schiusa. In pratica, durante la stagione estiva, da giugno a settembre, con il lago che torna in superficie appena sciolte le nevi, il chilocefalo torna a farsi vedere, in quanto il suo ciclo biologico è sincronizzato e dipendente dal ciclo idrologico annuale dello stesso lago di Pilato. Proprio per questo motivo c'è una protezione molto importante all'interno del Parco del Monte di Sibillini e anche vicino ai laghi di Pilato per cercare di preservare il più possibile l'ecosistema dell'acqua, per far sì che il chilocefalo non abbia appunto degli stress ulteriori rispetto a quelli che deve vivere con appunto il classico scandirsi delle stagioni. Le cisti, deposte di stagione in stagione, non si schiudono tutte, ma una parte rimane nel sedimento, anche sotto i sassi, è per questo che il lago è recintato a 5 metri dall'acqua, costituendo un'ulteriore garanzia, oltre a quella stagionale, per il futuro della specie. La struttura del crostaceo è molto riconoscibile per il corpo allungato, approssimativamente cilindrico, per l'assenza del carapace, insieme a due grandi occhi neri posti sui lati del capo. Il corpo poi è diviso in 3 regioni: un capo, un torace e un addome. Purtroppo i cambiamenti climatici stanno minando moltissimo la vita di questa creatura, che già nel 1990 corse un gravissimo pericolo di estinzione, quando a seguito di due estati particolarmente siccitose il lago si prosciugò totalmente. Addirittura in quegli anni fu pensato un progetto proprio per salvare il chilocefalo, trasportare acqua addirittura con una spola di elicotteri e di aerei in altri luoghi. Tuttavia, questo progetto non trovò attuazione perché la diversa temperatura e il diverso tasso di acidità che avrebbe avuto la nuova acqua sarebbero stati fatali per il gamberetto. Nonostante tutto, il chilocefalo riuscì a sopravvivere. Nel 2020 e nel 2019 ci sono stati altri 2 anni abbastanza critici per quanto riguarda i laghi di Pilato, con una siccità che prosciugò l'acqua praticamente a metà estate. Noi di Lega Nerd abbiamo fatto un'escursione praticamente a fine luglio e un'altra escursione a inizio agosto per constatare il livello dell'acqua, e vi devo dire che il livello dell'acqua è molto buono e ci sono moltissimi chilocefali che appunto nuotano indisturbati all'interno del lago di Pilato. La recinzione del lago di Pilato è sempre seguita anche dalle guide del parco e dalle guardie forestali, che cercano di ricordare a tutti i trekker e tutte le persone che appunto camminano lungo il lago di stare molto attenti. Anche se il lago si restringe moltissimo,
c'è il rischio di calpestare in qualche modo le cisti, appunto le uova che sono sotto i sassi, quindi cercare di mantenere le distanze e rispettare questa creatura che appunto da più di 2 milioni di anni si trova all'interno di questo famoso lago. Con questa notizia dedicata a una delle creature più vecchie del nostro pianeta Terra, e siamo fortunati ad averla qua appunto in Italia, vi diamo appuntamento al prossimo approfondimento di Eureka. Come sempre ricordate di condividere il nostro video, lasciate qualche commento se vi è piaciuta questa notizia, seguite il nostro canale di YouTube di Lega Nerd ovviamente lasciando qualche like o dislike, attivate la campanellina per non perdere nessuna delle nostre notifiche. Da Alessio, Eureka in pochi minuti, un grande abbraccio e al prossimo video, ciao ragazzi!